Una festa da tutto esaurito, quella che si è tenuta oggi qui a Pontida della Lega Nord. Si parla di 40.000, forse 50.000 persone arrivate da tutto il nord Italia. Sono arrivati con pullman, auto private e moto ed hanno invaso la Briantea. Tra i leghisti giunti a festeggiare a Pontida anche il presidente della provincia Ettore Pirovano. Oggi con la carica di presidente della provincia di Bergamo è un'emozione incredibile davanti alla gente che ci ha aiutato a vincere. Pirovano è già al lavoro. La prima cosa sarà una riunione con tutti i sindaci per conoscerli, per farmi conoscere, per scambiarci le prime idee. La giunta? La giunta è a buon punto, credo che entro la prossima settimana troveremo un accordo senza grossi problemi con gli amici del PDL con i quali si lavora molto bene. L'intervento più atteso era ovviamente quello di Bossi, che ha esordito ricordando che lo zoccolo duro della Lega non si è venduto. La Lega è quella di sempre, vuole lottare, non è seduta. Il nostro scopo è il federalismo, e ha proseguito ricordando che questa Lega continua a crescere ed ha creato una grossa classe dirigente. Siamo diventati, ha detto, fondamentali per governare. Questa Lega che adesso continua a vincere e quindi sta creando una grossa classe dirigente in tanti comuni. Questa Lega alla fine diventa davvero determinante, fondamentale per governare. La Lega chiede anche un commissario europeo, afferma il ministro dell'Agricoltura Luca Zaia. Sul palco anche il candidato alla presidenza della provincia di Milano Guido Podestà, che ha annunciato che non voterà il referendum elettorale di domenica prossima. Il tema del referendum è stato l'altro argomento centrale degli interventi. Se dovesse passare, dicono i leader leghisti, sarebbe la fine della democrazia. Da qui l'invito ad andare a votare solo nei ballottaggi e di rifiutare le tre schede del referendum. Subito contestati naturalmente dalla sinistra amica dei